Stai proprio diventando grande. Ho 4 anni e sono un bambino, ogni giorno divento più grande. Sono Caillou e mi piace esplorare, ci sono tante cose da fare. Scopro ogni giorno cose nuove, tutto mi insegnano mamma e papà. Se non mi fanno giocare mi arrabbio, ma poi tutto quanto mi passa. Sono Caillou, Caillou. Sono io. Ma dove vi siete nascosti? È ora, bambini. Ah, eccovi qui. Dunque, vediamo che cosa ha fatto di bello oggi Caillou. La storia si intitola Caillou va in cerca di Gilbert. Sei pronto, Gilbert? Aiuto, aiuto! Sì, bravo, Gilbert! Aiuto, Gilbert! Il dinosauro mi sta attaccando! Caillou amava giocare al cacciatore di dinosauri ed era ancora più divertente insieme a Gilbert. Caillou, vieni, la merenda! Gilbert, tu aspetta qui! Ciao, Caillou, che cosa stavi combinando? Stavo giocando con Gilbert! Io l'ho salvato dal dinosauro cattivo! L'hai salvato? Ma devi essere molto coraggioso per affrontare i dinosauri! Vieni fuori, Gilbert! Su, giochiamo! Gilbert! Gilbert! Ma dove sei? Caillou era un po' dispiaciuto. Gli aveva detto di aspettare lì. Però Gilbert non l'aveva ascoltato. Papà, Gilbert se n'è andato via! Non mi ha aspettato! Beh, mi dispiace, qui non c'è... Non è neanche nel soggiorno, ma dove sarà finito? Io ho bisogno di Gilbert per giocare! Gilbert, vieni subito qui, adesso! Gilbert sei proprio un gatto cattivo! Caillou stava cominciando ad arrabbiarsi molto con Gilbert. Doveva essersi nascosto. Che stai cercando, Caillou? Non riesco più a trovare Gilbert. Gli avevo detto di aspettarmi in soggiorno e non c'è. Forse sta dormendo in un'altra stanza. Andiamo a vedere. Facciamo come i detective. Come i detective? Beh, se siamo dei detective, cerchiamo un indizio. Sì, ma che cos'è un indizio? Un indizio è qualcosa che ci aiuti a trovare Gilbert. Quindi tieni gli occhi ben aperti. Questo qui potrebbe essere un indizio, ma... Caillou aveva trovato lo spago del dinosauro con cui avevano giocato. Questo voleva dire che Gilbert doveva essere vicino. Sì, quello è un buon indizio, Caillou. Resta solo un'altra stanza in cui guardare. La mia stanza! Gilbert, sei qui? Gilbert! Guarda, mamma, il mio dinosauro! Oh, un altro indizio, bravo! Sei un vero detective! Siete pronti, bambini? È l'ora della storia. Guardate che io sto facendo colazione! Ed era una colazione molto speciale. Questa storia si intitola Caillou e la colazione a sorpresa per tutti. Una mattina Caillou si svegliò molto, molto presto. Caillou cercò in tutti i modi di non fare rumore e di non svegliare nessuno. Mamma, stai dormendo? Stai dormendo? Caillou era il solo ad essere sveglio ed era tanto, tanto affamato.
Non aveva scelta. Avrebbe dovuto prepararsi la colazione facendo tutto da solo. All'improvviso ebbe un'idea. L'avrebbe preparata per tutta la sua famiglia. Caillou! Ciao, Rosy! Vieni con me! Preparerò io la colazione per tutti quanti! Ehi! Caillou non voleva svegliare sua madre e suo padre. Voleva che la sua colazione fosse una bella sorpresa. Vuoi del latte, Rosy? Ciao, Gilbert, hai fame, vero? Vuoi fare colazione? Preparare la colazione era faticoso. Ora Caillou doveva apparecchiare la tavola. Caillou ci teneva davvero tantissimo a fare una bella sorpresa ai suoi genitori. Ma cos'è stato? No, io non ho sentito niente. Credo che Caillou sia in cucina. Caillou? Va tutto bene, tesoro? Shh, è una sorpresa. Ah, capisco, bene. Mi domando che tipo di sorpresa ci starà preparando. Me lo domando anch'io. La credenza era piena di tante cose buone, ma che cosa serviva per la colazione? A mamma piacciono i cereali. I plum cake! A papà piacciono tanto i plum cake! Caillou non era ancora pronto. No, mamma, aspetta! C'era ancora un'altra cosa che voleva mettere sulla tavola. Voleva che la sua colazione a sorpresa fosse perfetta in ogni dettaglio. Va bene, potete entrare. Oh! È una colazione a sorpresa. Lo è senz'altro, tesoro. Sembra deliziosa. Ehi, guarda, i miei cereali sono già nella ciotola. E c'è un buonissimo plum cake sul mio piatto. E c'è anche il burro, così lo posso spalmare come piace a me. Vi ho fatto la più grande sorpresa del mondo. Chi vuole ascoltare una storia? Volete che vi legga questa qui? Sì! Su, nonna, leggi! Vediamo come si intitola. Ah, sì, Caillou e il calzino mancante. Mi servono i calzini! Caillou trovò subito uno dei suoi calzini preferiti. Ma ora gli serviva l'altro. Caillou non riuscì a trovarlo tra la roba lavata e così decise di andare a cercarlo nella lavatrice. Caillou pensò che il calzino fosse rimasto nella lavatrice, ma era troppo piccolo per guardare. E così decise di andare a prendere una sedia. Cercò di aprire la porta, però la porta non si aprì e lui cominciò ad avere un po' paura. Mamma! Mamma! Caillou, sono papà, sono qui, va tutto bene. Papà! Papà, la porta non si apre più! Ti tirerò fuori in un batter d'occhio, vedrai. Ascolta, la maniglia della porta è caduta dal tuo lato, non è vero? Sì, papà! Beh, da questa parte non è caduta, ma devo girare lentamente. Sei sano e salvo, Caillou. Che ci facevi qui? Sto cercando il mio calzino. E non sei riuscito a trovarlo? Ti aiuto io, va bene? Va bene. Mamma ha portato su dei panni. Forse il tuo calzino è caduto per le scale. Io voglio guardare nella lavatrice. Sì, buona idea. Diamo un'occhiata. C'è il tuo calzino? No. Ero
convinta di aver chiuso questa porta. Ecco fatto. No, qui non c'è niente. Voglio guardare io! No, qui non c'è! Pazienza, te ne metterai un altro paio. Il tuo piede avrà freddo. Ma io voglio il mio calzino preferito, papà! Ah, ora mettitene un altro paio. Così poi mi aiuti a riparare quella porta, ti va? Qualcuno ha chiuso di nuovo la porta. Tesoro, sei lì dentro? Mi senti? Dai, chiamiamolo insieme. Mamma! 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 Caillou non aveva paura questa volta, perché il suo papà era con lui. Tesoro, sei lì dentro? Oh no, la maniglia si è rotta. Il papà di Caillou spiegò bene alla mamma come rimettere di nuovo la maniglia a posto. E così, dopo poco, si aprì la porta. Meglio che la ripari prima che accada un'altra volta. Vado a prendere gli attrezzi. Dov'è finito il tuo calzino? Ah, l'ho perso, mamma. Vedrai che lo troverai molto presto. Guarda nella cesta. Sì, eccolo qua! Una volta che Caillou ebbe tutti e due i calzini, aiutò suo padre ad aggiustare la maniglia. Così nessuno sarebbe più rimasto chiuso dentro. Venite, bambini, è ora. È meglio che mi sieda io al centro, così potrete vedere tutti e due le figure che sono nel libro. Di che parla la storia, nonnina? Di una nuova e bella avventura di Caillou. Si intitola Caillou va in ufficio. Caillou era eccitato, stava andando al lavoro con la sua mamma. Sei capace di passare attraverso la porta girevole? Sì, mamma, posso farlo da solo? Sì, va bene, ricordati, quando sei dall'altra parte devi uscire. Oh, tesoro, continua a spingere, Caillou. Io voglio farlo di nuovo. Caillou non era mai stato prima in quel posto. C'erano rumori buffi in giro e molta gente che non aveva mai visto in vita sua. Caillou! Ah, tu devi essere Caillou. Piacere di conoscerti. Benvenuto in ufficio. Caillou è qui per lavorare. Wow! Ecco, per oggi questa è la tua scrivania. Che cosa ti va di fare? Io voglio lavorare! Caillou pensava che lavorare consistesse nello scrivere tanto. Ora faccio un bel lavoro! Ho finito! Guarda, mamma! È bellissimo, Caillou! Solo un momento, eh! Guarda, mamma! Questa sei tu, questo è papà, questo è Rosie e questo sono io! Prendilo, è per te! È bellissimo, Caillou! Grazie! Hai fatto davvero un buon lavoro! Adesso possiamo giocare? Ora non posso proprio, Caillou. Devo fare un po' di lavoro prima. Intanto fai un altro disegno. Ciao, Teddy. La mamma passa tutto il tempo solo a lavorare. Caillou, purtroppo non ho ancora finito. Però ho una sorpresa per te. Pronto? Papà! Sono io, Caillou! Sto lavorando con mamma. Sì, anch'io lavoro. E c'è Teddy con me. Ti voglio bene, papà. Ciao! Che ne dici di andare a mangiare? Caillou e sua mamma presero il loro pranzo e fecero un picnic con Teddy. Perché non metti il tuo disegno nella bacheca? Così potranno vederlo tutti. Sì, è una bella idea! Oh, ma è bellissimo! Ehi! Papà! Ecco qua, ci vediamo più tardi. Sai, quello è l'ufficio dove lavora la mia mamma. Sì, lo so. Caillou era orgoglioso di mostrare al suo papà tutto quello che aveva imparato su quel posto. Aspetta, ti faccio vedere come si fa. Le porte erano molto pesanti e il papà di Caillou decise di aiutarlo. Bisogna essere molto forti per spingere quelle porte. Eh sì, lo so. Caillou raccontò al suo papà tutta la sua giornata in ufficio. Non è vero! Sì, è vero! Non è vero! Sì, è vero! State di nuovo litigando, eh? Perché non la smettete e ascoltate invece una storia di Caillou?
Oh, ma guardate un po'. Sembra che anche Caillou e Clementine stiano litigando. La storia di oggi si intitola Caillou litiga. L'amica di Caillou, Clementine, veniva a casa sua a giocare e lui stava preparando i suoi giochi. Caillou! Caillou! Su, scendi, tesoro, è arrivata Clementine! Ciao, buongiorno, Clementine, accomodati. Saluta Caillou, dai. Ciao! Fai la brava bambina, Clementine, e non litigate. Sì, mamma! Non dare fastidio, mi raccomando. No, mamma! Io sono sicura che andrà tutto bene. Accomodati, Clementine. Sì! Wow! Quanti giocattoli che hai portato! Caillou voleva giocare ai dinosauri con Clementine e le voleva spiegare esattamente come voleva costruire una casa per loro con i suoi mattoncini colorati. Giochiamo alla famiglia! Io sarò la mamma e tu sarai il papà! Caillou non trovava che quel gioco fosse divertente. Io voglio giocare con i miei dinosauri! Un orsacchiotto e un coniglio! Loro saranno i nostri figli! Quello è il mio orsacchiotto e quello è il mio coniglio! Caillou non voleva che toccassero il suo orso e il suo coniglio senza permesso. E ora gli preparo un buon tè. Su, vieni a sederti. No, ridammeli subito. Quelli sono miei. Non essere sciocco, Caillou. Vieni a sederti e gioca con me. Io non voglio sedermi e non voglio giocare con te. Cosa c'è che non va? Io non voglio giocare alla famiglia. Io voglio giocare con i dinosauri. D'accordo, va bene. Allora i dinosauri saranno i nostri. A Caillou non piaceva neanche quest'idea. No, io non voglio più giocare con te. Tu non mi piaci più, vattene. Mamma! Cos'è successo, Caillou? Dov'è la tua amichetta, caro? A me non piace più Clementine. Lei ha preso il mio orso e il mio coniglio. Beh, cerchiamo di trovare una soluzione. E ora fate subito la pace come due buoni amici. Tocca a te, tesoro. Scusami tu, Clementine. Su, venite, entrate. Il fratello di Clementine, Billy, era un campione di baseball. E Caillou era così felice tutte le volte che lo incontrava. Ciao, Billy. Ciao, Caillou. Andiamo a giocare. Tu diventerai un bravo lanciatore, Caillou. Venite, c'è la limonata. Caillou, tu e Clementine siete molto bravi a baseball. Dovremmo giocare più spesso, sai? Oh sì, voglio giocare di nuovo con te e Clementine anche domani. E anche dopodomani e anche dopo di dopodomani. Vi piacerebbe ascoltare una storia di Caillou, bambini? Sì, nonnina. Dunque, vediamo che cosa ha fatto di bello Caillou ultimamente. Ah, sì, la storia di oggi si intitola Caillou sta crescendo. Caillou e il suo papà stavano in giardino un giorno, quando improvvisamente... Papà, guarda! Ma che cos'è? Questo uccellino è morto, papà. Oh. Sì, forse dovremmo seppellirlo, che ne dici? Uccellino è morto, papà? Beh, questa è una domanda molto difficile, Caillou. Ma Caillou non riusciva proprio a capire perché. Beh, probabilmente è morto perché era troppo vecchio. Troppo vecchio? È morto perché era troppo vecchio. Caillou prima non vedeva l'ora di crescere. Voleva essere un bambino grande. Ma ora pensava che diventare grande significasse morire. Perché tieni il giornale così, papà? Non vedo più bene come una volta. Dovrò mettermi gli occhiali. Ragazzi, sto diventando vecchio, sapete? Quando Caillou sentì quelle parole, si ricordò che il papà aveva detto che l'uccellino era morto perché era troppo vecchio.
Oh, tesoro, guarda Rosy. Sta mangiando tutto da sola. Sta crescendo, sta diventando proprio una bambina grande. Ti piacciono i miei pattini in linea? Sì, tanto! È un regalo per il mio compleanno. Cosa? Un regalo di compleanno? Wow! Sì, io sono di un anno più grande adesso. Caillou era molto triste. Oh, sei davvero un bambino grande. Stai diventando più grande e più vecchio ogni giorno. Non è vero? Io non voglio diventare più vecchio! Perché no? Hai detto che Rosy sta crescendo e tu hai detto che stai diventando vecchio e Sara sta diventando più grande e tu hai detto che l'uccellino è morto perché era troppo vecchio. Ah, l'uccellino morto, ora capisco. Caillou bisbigliò al suo papà che aveva paura di diventare vecchio e di morire. Sì, ho capito, Caillou. Ascolta, hai molto, molto, moltissimo tempo per crescere e poi invecchiare, quindi non c'è bisogno che te ne preoccupi ora, te lo prometto. Va bene? Papà. Quale di questi è il più grande? E il più piccolo qual è? Allora il dinosauro deve essere quello di mezzo. Sì! Ma Teddy è un cucciolo. Sì! Perciò ha ancora molto, molto, molto tempo per diventare più grande. Sì, proprio come me. Sì, proprio come te.